questo tour, cioè è già il secondo giorno di questo tour, appena fatto il check-in ieri, tutto è andato per il meglio, compresa la cena di ieri sera, con tutti quanti sono stati soddisfatti, e adesso cominciamo il tour vero e proprio del Moto Tour of Nations 2015.
queste sono le cazzate, guarda, guarda che ti prende la moto. Della Francia, dell'Italia, innanzitutto siamo partiti dalla Liguria, dalla meravigliosa Sanremo, della Francia, di Monaco, del Principato di Monaco, e adesso siamo nella Langa, siamo nella provincia di Cuneo con la bellezza di 197 motociclisti di 19 nazioni. Quindi abbiamo ottenuto il grande successo di mettere insieme i grandi navigatori delle due ruote e portarli qui in Piemonte. Ovviamente abbiamo cominciato un percorso di rinnovamento del turismo internazionale. Il Moto Tour of Nation è uno di questi progetti che cerca di prendere i mototuristi da tutta Europa, ma anche dal mondo. Qui oggi abbiamo rappresentanza dal Nord America, dal Canada e dagli Stati Uniti, per fargli scoprire la cultura, le abitudini e il modo di fare di alcune regioni particolari, in questo caso dell'ovest dell'Italia. Oltre a questo, si è partiti già quest'anno con del mototurismo in fuoristrada e proseguendo con attività di moto d'epoca, moto vintage come si chiamano adesso. E sicuramente stiamo attendendo i primi risultati dell'annata che si sta concludendo, che sono positivi. Abbiamo avuto un incremento nelle partecipazioni rispetto al trend negativo degli ultimi 5 anni e questo ci fa ben sperare per il 2016 e i prossimi anni affinché ci sia un aumento di partecipazione negli eventi turistici internazionali.
Ciao.